Allora, ci ritroviamo al rifugio perché io, per fatti miei, ho provato la modalità arcade. Infatti, voglio farvi vedere che ho provato praticamente soltanto la prima fase arcade e ho fatto comunque punteggio massimo, ho preso il trofeo di platino, eccetera, eccetera. Però devo dire che tutte quante le sezioni di gioco che si possono riaffrontare sono parecchie, sono veramente parecchie, quindi sono curioso di vedere anche tutto ciò che abbiamo la possibilità di poter fare e di poter rifare in generale all'interno del gioco, anche perché in questa modalità noi praticamente conserviamo gli icon che abbiamo già e quindi avendoli già tutti posso comunque fare delle combo più o meno interessanti per appunto progredire con il punteggio. Infatti grazie comunque a Bahamut e soprattutto grazie a Odino ho fatto dei bellissimi punteggi. Ho fatto dei bellissimi punteggi che mi hanno semplificato non poco la vita, quindi tanta bella roba. Ci sarebbe anche la rigioca fasi che sinceramente non mi interessa per ora, e poi questa che sicuramente sarà un'opzione che si sblocca appena finiremo il gioco. Quindi probabilmente sarà la modalità teatro o comunque la modalità in generale, magari un'altra modalità Questo extra, fatto è non sempre si meno sa. ultimamente. E quindi va bene così. Sono andato avanti con le cacce. Ho praticamente concluso tutte le cacce e ho concluso anche praticamente tutte le side quest. Infatti, se potete vedere adesso come equipaggiamento abbiamo per il momento la Ragnarok e poi come bracciale e come cintura abbiamo finalmente le Uroboro, che sono degli equipaggiamenti tecnicamente finali a quanto pare, perché hanno appunto il colore giallognolo che indicano appunto l'equipaggiamento leggendario. E mi manca soltanto l'arma da craftare che devo necessariamente andare avanti con le cacce. Non posso andare avanti con le side quest perché, come potrete notare, diciamo dalla mappa che si vede praticamente in questa zona, c'è una side quest che purtroppo si trova al di là. Come potete vedere, c'è una side quest che si trova al di là, della zona principale di gioco. Quindi, e c'è anche una caccia, tra l'altro, che si trova qui nella zona della conca di Critten. Quindi oggi probabilmente faremo entrambe man mano che giocheremo, che giocheremo appunto la nostra storia. Quindi faremo probabilmente entrambe. Che ovviamente poi comunque taglierò, sistemerò per i vari video che sto facendo, anche perché tutte le cacce le sto facendo in una playlist a parte. Tutte le cose extra di Final Fantasy XVI le sto facendo praticamente a parte, cioè sto facendo una playlist extra che si chiama per l'appunto Final Fantasy XVI Extra, che comunque comincerà dalla prima caccia, quindi dall'episodio 15, che se non sbaglio è quello di dopodomani, se non ricordo male, cominceranno anche gli episodi extra. Aspettative per il finale, spero che sia un bel finale, cioè nel senso che mi dia comunque la soddisfazione di vedere una storia che fino a questo momento è stata abbastanza, abbastanza particolare e anche ben curata. Spero comunque di avere un bel finale che sia soddisfacente e perché no, anche qualche lacrima, sinceramente, mi aspetto di vederla. Però vediamo, vediamo. Sono abbastanza curioso di questa cosa. Quindi direi di poter iniziare e di procedere questa nostra rushatona finale su Final Fantasy XVI. Non vedo l'ora in realtà, perché io sono molto convinto che Joshua o Clive, uno dei due, si sacrificherà. Perché se il piano di Ultima consiste nell'ottenere la forma finale di Ifrit risvegliato, come abbiamo visto praticamente dalla volta scorsa, che Joshua ha scoperto appunto ha scoperto tramite le rovine che ci sono qui in questa zona, ha scoperto appunto che il piano di Ultima è quello di ottenere l'unione di Ifrit con la Fenice, quindi l'Ifrit risvegliato. È quello il desiderio finale di Ultima, per cui uno dei due, secondo me, si sacrifica per evitare che ciò possa avverarsi. Non so, probabilmente potrebbe anche essere Clive, dato che la Fenice in un modo o nell'altro può rinascere. Quindi qui ci sono nel frattempo cadaveri. Anche Torgal, secondo me, è uno di quelli che potrebbe lasciarci. Però vedremo. Cioè, io sono convinto da sempre che Torgal sia uno di quelli che ci lascerà.
non dirmi che l'unica via per la capitale è per quell'entrata, proprio come dicevi. Ma c'è un esercito laggiù. Vero? Ma non vedo alcun dominante. Ok. Allora, lì ci sono i Chocobo Akashic. Ma qui dove siamo? Ah, portone meridionale. E c'è tutta la zona del portone meridionale. Là probabilmente ci saranno tesori, ci saranno forzieri. Oddio, là c'è un nemico bello grosso. Questo è proprio il portone principale dell'impero, cioè del regno in realtà, del regno di Walud, che è proprio fortificato per evitare gli assedi, solo che questi assedi ovviamente... Da chi, ovviamente? Probabilmente dall'impero di Sunbreak, che erano già pronti loro. Madonna, guarda cosa c'è. Tutti i soldati si sono trasformati. Smetteranno di soffrire. Dai, attacca. Altri nemici in avvicinamento. Tutto questo è per noi. Non lo escludo. C'è preso il tizio. Mi dispiace. Eccolo. Tappete. Con un bel Zantenzuken di livello 3 e via. Madonna mia. Un po' incazzati? Un po' incazzati? Joshua, questo è più grande degli altri.
più cattivo sembrerebbe. C'era una caccia con un nemico del genere. Migliore della guerra orca. Cacchio, me l'ero dimenticato questo attacco. No. Troppo lento. Troppo lento. Bene. Se vuoi ci riposiamo. Non temere, ce la faccio. Dai, Joshua, resisti. Madonna mia, proprio siamo dentro. Siamo proprio dentro il regno proprio. Madonna mia, guarda che c'è là davanti. Guarda, Clive. Per il fondatore, quel posto è una fortezza. Tutti i fulmini. Allora, io voglio provare una cosa invece di Odino, perché l'abilità che ho ora di Odino non mi soddisfa al 100%. Perché questa qua sì è carina, però non lo so, secondo me c'è di meglio. No, questo no. Ecco, forse questa qua dovrei provare, vedi che mi permette di... Voglio provare questa. Oh no, padroneggia... Vabbè sì, padroneggia sti cazzi. Voglio provare questa. Ecco, nube dei cieli, vedi che mi permette di essere più veloce e tra l'altro anche più mobile. Madonna, guarda che c'è qua, guarda che spettacolo di scenario. Tra l'altro hanno fatto anche, hanno praticamente fatto anche una patch che è uscita oggi di Final Fantasy XVI che ha corretto la sensibilità del motion blur, quindi a me non mi ha dato in realtà fastidio finora. Cioè, neanche me ne sono curato. Però per tutti quelli che appunto avevano fastidio con il motion blur... Ah, però devo colpirlo, giustamente. Tempo ci accucchiamo un po' di Zantensuken, che schifo non fa. E là ci sono un sacco di nemici. Niente abitanti. E tra l'altro oggi hanno mandato le prime mail di partecipazione per Ever Crisis, però nella versione giapponese, dove io mi sono dimenticato di registrarmi.
cioè avevo l'account giapponese e mi sono dimenticato di registrarmi, quindi devo sperare e devo aspettare il rilascio della versione globale, che non so quanto possa essere, forse agosto, perché se il gioco esce veramente a settembre. Che non abbiamo sentito nessuno umano. Tutto di questo luogo mi preoccupa. Ok. Ok, facciamo finta che siano incontri casuali di un vecchio gioco. Ma che hai fatto? Non l'ha preso. Attacco è 600 volte meglio rispetto all'altro, anche perché mi teleporto da un nemico all'altro, è molto più comodo, e poi la barra Zantenzuken mi sembra che aumenti più velocemente, per cui ottimo. E poi il cooldown è anche breve. Ciao Truo, eccoci qua. Ci stiamo avvicinando. Che tra l'altro ha un colore diverso questo cristallo, perché è già corrotto. C'è una strana quiete. Si entra in un solo modo in quella città. Oltre il ponte. Dal cancello principale. Mi piace il fatto che il finale ci siano i due fratelli. Quello che resta dell'esercito del defunto re. Ti senti pronto? Mai stato più pronto. È una sorta di come tutto inizia, tutto finisce quasi, no? Iniziato con la storia dei due fratelli e finisce con la storia dei due fratelli, no? Che finisce praticamente insieme dopo 30 anni. Eccoci qua. Non credo che ci siano... infatti non ci sono... Aspetta, cos'è? Bersagli disponibili della regione completo. Ah, completato. Non ci sono cacce disponibili. Missioni qua tutte complete. Vedi, ancora ci sono delle cacce qua che devono spuntare, mi sa. No, dov'è? Qua? Vedi, non ci sono cacce disponibili. Quindi qua, nell'impero di Sunbreak, ci saranno ancora cacce. E qui forse altre side quest. Perché vedi, non mi dice completato. Anche qua ci saranno altre cacce, mi sa. Vedi, bersagli disponibili nella regione, non ci sono cacce. Quindi sì, ci saranno altre cacce qua. Il mio sospetto era giusto. Stonir, la capitale. Che cavolo è successo qui? Non oso immaginare. Può essere un colpo di fortuna, forse. Spero tu abbia ragione. Anche io. Ci siamo. Le strade della follia.
Certo, perché qui inteso anche come il fatto che ormai sono praticamente tutti Akashic, non ci sono più esseri umani come li conosciamo noi. Una Zante in Sugen incredibile. Odino P. Niente boss fight. Là mi sembra che forse c'è uno bello spiazzale per una boss fight. Mi sento profumo. Sento profumo di boss fight. Eh sì, vedi quell'arena che bella circolare, è proprio perfetta per una boss fight. L'ennesimo drago? Il Behemoth? Finalmente! Madonna, non se ne erano visti in gioco. Quello è un Behemoth. Chi è così folle da domare quella bestia? Finalmente li vediamo. Meteor. Contrattacco Meteor. Era una delle mosse tipiche del Behemoth. Madonna mia, che bello però. Beh, che cosa aspettiamo? Titano! No. Ah, c'è anche il... porca miseria, c'è il coso. Titano! Io ho la maledetta voglia che voglio schivare tutto. C'è il... No! Minchia, ho schivato troppo in anticipo. Affanculo. Sedino. Ciao ragazzi, ciao a tutti nel frattempo, mi raccomando. Peccato che si è ripreso. Gli avrei fatto molto più danno. Oh. No! Sta
Stai indietro! Adesso ci penso io! Vedi, lui soffre per ogni volta che si trasforma. Joshua! Vai, trasformati tu in Ifrit e fai Zolfo. Mali estremi. Clive, no! Fidati, sono il tuo scudo, ricordi? Ma trasformati però. Perché vuoi affidarti a lui, fratello? Se dobbiamo combattere, combatteremo insieme. Joshua purtroppo sta soffrendo tantissimo. No. Odino! Aia. No. No. Non gli levo molti più HP adesso. Altra scena animata qua. Non gli levo danno. Vabbè, io ne approfitto che accumulo Zantensuken. Meteor! Guarda che bellino! Mi faccio un bel Zantensuken, allora. Meteora! Oh oh! Estinzione! Oddio, gli è scoppiata la faccia! Ah, è morto! E anche lui, come Joshua, vedi, utilizzare troppo l'incantesimo gli ha fatto esplodere. Ceppo per Behemoth. Presto, prima che ci taglino fuori. (Susurra)
se è come gli altri, l'entrata del santuario è ai piedi del cristallo. Ci siamo quasi. Ok, qui ora pozioni a go-go. Colpito, che sfiga. Perfetto. Cioè tutti me li sta facendo attaccare tranne quelli che mi interessavano a me. Niente, quello che vedi a schermo vi siete persi, che è arrivato ora, quello che state vedendo. Cioè che stiamo facendo strada, abbiamo battuto il boss. Eventi particolari ancora non se ne sono visti, almeno. Stiamo semplicemente andando avanti. Che manca? Ah, là sotto. Ok, bravo Torgal. Sì, bella cupa, bella tetra. Figo, 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 figo. È ciò che mi aspettavo. Ah, ma c'è il bombardiere. Aia. Mica non mi ha parriato, che sfiga. Vero, fa tipo il Big Bang, il Big Bang Attack, la mega fusione, la cosa sembra il Big Bang Attack, la mega fusione, la Kamehameha Big Bang di Gogeta.
Una volta su quel ponte, saremo bersagli facili. Saremo bersagli facili, però dipende di chi... Che se sono... Madonna mia! Ora basta! Ma li ho disintegrati tutti! Sti attacchi finali sono troppo buoni. Altri servitori di ultima. Giù, forza! Che cosa state aspettando? Oddio! Questo era un ricercato anche. O almeno ce n'era uno simile. Becchino si chiama tra l'altro questo. Madonna, qua siamo già addirittura dentro il castello. Forzieruccio. Volontà della luce, satellite. Aspetta, questo però non sarebbe male in realtà. Anzi no, satellite no, perché in realtà sì, è vero, satellite non lo uso, quindi sti cazzi. I ratti, ratti! Buoni ratti! Questi proprio non hanno HP. Proprio sono già sono morti. Ancora prima di spawnare sono già morti. Qua ci sarà qualche bel nemico grosso. Oh, uno jaguaro Akashic. Sì. La corruzione di ultima non conosce. No, mi dispiace. Merda. Level up, quindi siamo al 46. No, ancora no. Sarò un pelo dal level up allora. Sono proprio un pixel. Perché la barra là mi sembrava piena. Qua ci sono forzieri, controlliamo perché. Allora lì c'è altro oggetto. Qua c'è del sangue.
non si può aprire. Odino! Ecco qua, aumento di livello, 746. Ok, Zantenzuken al massimo. Così già ce l'abbiamo pronto per dopo. La cosa migliore sarebbe caricare Zantenzuken con gli incontri questi, per poi sfruttarlo contro i nemici quando sono atterrati, in teoria. E poi ricaricarlo quando loro sono tipo breccati. Questa in teoria dovrebbe essere la... Concentrati, Joshua. E noi ora facciamo così, non ti preoccupare. Guarda che belli come muoiono tutti ora una volta solo. Hai visto che bello, sono morti tutti subito, easy. Ecco, vedi, anche qua sarebbe figo. Peccato che non posso girare da quel lato. Questi sono i classici trash mob. Qua chi c'è? Altro boss? Ah, i gemellini. Vabbè, ok. Madonna, è già morto praticamente. Questi già li abbiamo affrontati quando abbiamo praticamente prima di combattere Cucca. Life, non evocare Ifrit, non ancora. Lasciare tutto sulle tue spalle. Sì, tu presto. Risparmiati per il cristallo madre. Peccato che non mi posso girare a 360 gradi. Arriva il comandante. Eccolo qua. Ah, pensavo ci fosse solo lui, porca troia. Allora eliminiamo tutti qua. Ok.
bel ferrino che non fa mai male. Addio. Ecco. Madonna che chiusura. Bellissima la chiusura così. La chiusura con Zantensuke. Madonna, ancora ce n'è. Tutto l'esercito qui. Vabbè, vediamo chi viene ad aiutare. Stai adesso dietro, Joshua. Evocherò Ifrit. Fermo, Clive. Non farlo. Siamo ancora lontani. Se consumerai la tua forza ora, non ne avrai per distruggere il cuore. Preferisci morire? Eccoli. Con la nave. Jill e tutti. C'è anche Dion. No, spettacolare, c'è anche Dion. Da 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 da. Sapeva esattamente dove trovarvi. Ha persino scovato una breccia nelle mura. E dopo aver visto il cielo schiantarsi, non potevamo non credergli. Una giornata intensa. A cosa dobbiamo l'onore? Al debito che devo saldare. Principe Dion. Felice che stiate bene. Quindi, tu devi essere Ifrit. Ho un messaggio da parte di tuo zio. Ascolta il tuo cuore. Esso guiderà la tua spada. Tuo padre si aspetterebbe questo. È tutto. Grazie. Per tutto quanto. Altezza. Dion, ti prego. Che spettacolo! Che l'unica cosa che abbiamo liberato finora sono queste mura dalle loro fondamenta, sì. Adesso, se lor signori gentilmente hanno finito. Ben detto, Gaffa. Abbiamo un lavoro da fare. Ci siamo. Ovviamente qua mi hanno portato. Mi hanno portato Guts per farmi da fabbro. Immagino sia una cosa impossibile farti cambiare. Nan non può perdere il suo miglior cliente. Non farò arrabbiare. Quindi vuoi... Sì. Vediamo cosa possiamo fabbricare. Invece vedi, non possiamo creare un cazzo. Di rinforzare non possiamo rinforzare neanche nulla perché tanto non ci serve niente. Vabbè. Faccio qualcos'altro. Un caffè casomai, Guts, un bel caffettino. Quasi può parlare un po' con tutti. Ok. Allora, io voglio parlare con tutti. Torgal. Non ce l'avrei fatta senza di te, Torgal. Torgal, godiamocelo per questi ultimi secondi. Jill, amore mio. Dopo il distacco si spera nella riunione. Mi sei mancato, sai. Sei mancata anche tu.
patatini loro due che sono cuccioli. Gav. Se Sid fosse qui oggi, sarebbe orgoglioso di te, Clive. No, di tutti noi. E Dion, voglio vedere se c'è Dion che mi dice qualcosa. Avrò ancora da imparare dal vostro racconto, una volta che avremo finito. Nel frattempo, chi si frapporrà fra me e tale conoscenza risponderà alla mia lancia. Non li invidio. Madonna, c'è anche Dion con noi nella battaglia finale, che bello. Vedi, Clive, non siamo soli. Se vogliamo vincere, ognuno deve fare la sua parte. La nostra ci attende al di là di quelle porte. Ecco, vedi? Questa è la classica fase, cioè la classica scelta dove o vai avanti perché hai fatto tutto quello che dovevi fare, oppure... C'è solo una possibilità. Ultima può aspettare un attimo. Oppure c'è... Ma ricorda, abbiamo un esercito alle spalle. Questa è la fase finale proprio. Allora, non c'è niente da fare nelle altre mappe, perché io ho questo forte sospetto che non ci sono missioni. Allora, io nel frattempo mi faccio un bel salvataggio. E dopodiché si continua. Vedi, Clive, non siamo soli. Se vogliamo vincere, ognuno deve fare la sua parte. La nostra... Abbiamo combattuto per questo. Il sogno di Sid, il nostro sogno, è a portata di mano. Resta da superare quest'ultima prova. E ci riusciremo. Insieme. Sapete tutti che ci aspetta quando varcheremo questo cancello. Ma noi lo affronteremo insieme. Oh oh. Oh no, il Behemoth Akashic. E non ce n'è uno, ce n'erano due, ho visto. Sembra che i nostri ospiti ci vogliano qui. Li trattengo io. No. Noi, vorrei dire. Andate! Non fateci aspettare troppo! Grazie. Loro giustamente restano qua a combattere. Eccolo! Benvenuti, figli. Mads Mikkelsen. Anche se li ha portati. Ah, e Torgal pure. No. No! Benvenuti, figli del fuoco. Tornate a me. Alle armi! Madonna, due Behemoth ci sono.